Amici, salve a tutti e bentrovati nel mio piccolo laboratorio. Allora, non ancora sano del tutto, però siamo sulla via della guarigione, siamo a buon punto, diciamo, no? Già l'intonazione di voce è ancora un po' nasale, però è cambiata. Scusatemi il video precedente, poche parole, un po' più di fatti, probabilmente molti di voi lo preferivano. Allora, tornando al discorso del video precedente, che è stato un setup del laboratorio, quindi restringimento del banco alle mie spalle per creare questo varco, questo vano che attualmente misura 187x92, perché lì ci deve entrare un'opera da 185x90 per 72,5 di profondità. Di che cosa stiamo parlando? Il grande progetto, diciamo, no? Quello che io chiamo il progetto XL, di grandi dimensioni. E adesso ve lo spiego. Ce l'avete, lo si vede qui alla mia destra. Andiamo un po' più nel dettaglio e proviamo a capire di che cosa si tratta. Ah, alla mia destra ho detto, è andato in stand-by il computer. Cosa vuoi che ci sia alla mia destra? Porca di quella porca. Aspettate, eh. Eccolo lì. Vediamo se riusciamo a... Allora... Dai, eccolo lì. Credo si veda abbastanza bene. Stiamo parlando di una colonna ibrida, cioè significa mezza colonna sarà cieca e mezza colonna sarà una specie di teca, una specie di contenitore con dei vetri. Mi sono ripromesso nel limite delle possibilità di evitare di lavorare il plexiglass, perché comunque sia è facile... È molto, come si dice, quando è elettrostatico, ok, per la polvere, e comunque sia dal momento in cui lo si pulisce si striscia. Allora, per evitare lo striscio magari bisogna andare su di qualità con i plexiglass, però è anche vero che a sto punto tanto vale, se devo spendere i soldi per un plexiglass buono, policarbonato, che sia, non me ne intendo, non importa, io i lavoretti che ho fatto finora li ho fatti con i prodotti del Brico, quindi ecco, parliamoci chiaro. Ho visto il risultato del portone, del portale delle stampanti su armadio IKEA. Il vetro è meraviglioso e allora andiamo di vetro. Quindi, cosa succede? Mezza colonna cieca, mezza colonna a vetro. E naturalmente sarà un contenitore che avrà contenuto sotto e contenuto all'interno della teca, con quattro ruote simili a quelle del grande banco, solo che, ma porca di quella porca, devo alzare un po' i tempi prima che vada in stand by. Quindi in sostanza abbiamo quattro colonne in abete da 5x5 come sezione e siamo sui 185 meno coperchio e fondo. Coperchio e fondo saranno in medio density da 19 mm. Lo stesso materiale sarà anche il tramezzo centrale. E lo stesso materiale, sempre MDF, saranno anche i tre fianchi, cioè quindi significa fianco, bravo Luca, bravo, ce n'era un altro come te. Allora, fianco, fianco e schienale posteriore, ok? Dietro naturalmente avremo una schiena sulla parte alta, avremo una schiena completamente, si vede che sono abituato ad usare l'iPad e non il computer per disegnare, avremo una schiena completamente intera in vetro, mentre sui fianchi lo stesso interi, sul davanti avremo due ante. Perché questo? Perché questa sarà una colonna che contiene un qualcosa di operativo e quando c'è qualcosa di operativo io non voglio avere ingombri ante aperte. Avrei fatto molto più facile fare due ante a libro, normali, no? Che si aprono. Però il problema qual è? Che qui, vi ricordate il discorso che ho detto che non si lavora più col centimetro ma cominciamo a lavorare con il millimetro? Perché non ci sta più niente, quindi è tutto pregno, è tutto pieno. Cerco di mantenere, diciamo, delle costruzioni che faccio ancora entrare, che riesco ancora a far entrare nel laboratorio, ma
tenendo il laboratorio operativo, cioè quindi la zona attorno al grande banco deve rimanere operativa. Quindi provate ad immaginare se su una situazione del tipo questa, qui abbiamo circa 80 centimetri, 85, se io qui dovessi avere quella colonna lì con le ante anche aperte, quindi a ulteriori 45 centimetri, perché essendo larga 90 avrei una vela a 45 e una di qua. Mettici anche le cerniere a 180 gradi, però poi avrei la porta che si apre di qua e verrebbe sopra il banco. Già il banco l'abbiamo fatto piccolo, capite il motivo per il quale stiamo lavorando con il millimetro. Ora, che è un modo di dire, no? Ora, qui la cosa non è, cioè, il disegno sembra di una semplicità estrema, ma credetemi, lo vedremo passo passo, non lo è. Perché c'è una serie di incastri, c'è una serie di concatenazioni di cose da tenere in considerazione e il tutto deve quadrare alla perfezione, o perlomeno il più possibile, per far sì che il tutto diventi abbastanza perfezione. La cosa, qual è la prima cosa da fare quando, non dico non si è sicuri di una cosa, ma dico meglio fare un test prima di rischiare di costruire un qualcosa che poi necessita delle modifiche quando è già finito, quando è già verniciato. Non si può scherzare se io faccio tagliare dei vetri a misura, non si può scherzare se io devo fissare questo braccio e sbaglio la misura d'impianto. Perché poi è a vista e sarebbe brutto, anche perché viene tutto colorato, e le finiture le sapete, sapete voi ormai come io lavoro e mi piace che le cose, oltre ad essere pratiche, siano finite bene. Questo è il prototipo. Quindi, sostanzialmente, quattro pezzi di cucina marcia, cioè voglio dire, roba che è stata smontata, traslocata, che andava al macero, ok? Recuperati quattro pezzi. Messi un po' alla carlona insieme con quattro viti. Ah, altra cosa fondamentale, quest'opera viene montata, assemblata e completata a secco. Non ci sarà colla da nessuna parte. Perché è un'opera grande, perché è un modo di fare, un mio modo di fare che ho qui in laboratorio e a volte un'opera magari prende anche la strada del portone e qualcuno magari la compra, se io la devo consegnare, come faccio a consegnare una roba del genere? Se la devo spedire più che consegnare, allora è tutta smontabile, compresi i telai delle porte. E ve ne faccio un esempio. Questa è una simulazione di telaio, che è quello che praticamente voi avete visto nel grafico prima. Una delle due porte, che può essere la superiore o la inferiore, vedete? Sono montanti in medio density, larghi 5 cm per 19 di spessore, montati con il sistema a domino della Festool, monta-smonta, quindi barilotto, perno e fresata. Quindi tutto, sarà tutto quanto, anche perché vi dico questo sul discorso di anche il telaio smontabile. Allora, vediamo se riesco a non subire più interruzioni. Torniamo al prototipo. Capito il discorso del perché io ho fatto il prototipo? Per dimensionare tutto quel che è l'impianto della ferramenta e per far funzionare, cioè, in sostanza, disegnandolo in 3D è gran difficile che si riesca, come dire, a sbagliare le misure. Un pezzo, quattro pezzi di scarto messi insieme costa poco. Allora, vediamolo insieme un attimo. La particolarità di questo, allora, ipotizzate, come vi ho spiegato, le colonne in massello, i vetri, quindi colonna da 5x5, il vetro. Qui naturalmente è come se fosse tagliato, perché è lungo 72 centimetri e mezzo ed è largo non 28, ma è largo 90. Quindi anta superiore, cornice, quindi è come se noi la vedessimo in questo sistema, eccola là, è come se noi vedessimo l'anta così, ok, che si apre e va bene. L'anta inferiore, che fra un po' ci arriveremo, rivestimento in PVC sul fondo, il coperchio verrà dipinto all'interno,
quindi qui abbiamo sempre la parte in vetro e la parte sotto sono le ante inferiori, quello che voi vedete come cavedio cieco nella parte bassa. E quindi ho sistemato questo pezzo di medio density. Ora la particolarità che vi dicevo prima qual è? Io sono davanti alla colonna. La colonna è operativa, quindi io ci devo lavorare. Oltre che vedere cosa c'è dentro, ci devo lavorare. Naturalmente adesso non guardate la mia taglia, perché sono 1,80 m io, quindi la colonna sarà 1,85 m, quindi arriverà un po' più alta di me, quindi avremo tutto più basso. Cioè i due traversi che io ho dei telai vetro mi permetteranno di essere più bassi, quindi di vedere dentro bene la cosa. A prescindere che poi quando ci si va ad operare all'interno si apre. E perché io non volevo l'ingombro laterale? Perché questo, quando è aperto all'insù, non è un ingombro. Non è un ingombro. Quella sotto però, dove la mettiamo? La mettiamo sotto. La mettiamo sotto al piano e quando io non la utilizzo, cioè quando devo chiudere la colonna, questa sarà chiusa e automaticamente avremo l'altra chiusa. Ecco che cominciamo a vedere un attimino come sarà l'estetica. Non fate caso a fresature, tagli, cavoli e ammazzi che ci sono in giro. Anche qua avevo fatto il taglio inclinato perché volevo smussarlo anche sopra, ma ho detto di no. Quindi sopra e sotto, a livello ruote, le due ante sotto, non avranno gli smussi. Quindi per montare le cerniere sono uscito un po' con la fresatrice sugli scassi da 35, sugli impianti a scodellino. Ma non fateci caso, sono tutti test, sta roba qua va tutta buttata poi. Quindi cominciamo a vedere, qui sarà dritto, vedete lo smusso che ho creato e anche lo smusso che ho creato tra le porte inferiori e l'anta inferiore. Questo mi permette di aver creato due scorrevoli in PETG, quindi stiamo parlando con le stampanti 3D. Ho creato sia gli scorrevoli sia, e lo vediamo, lo vedremo anche in fotografico, anche nei gruppi, nei post, sia il portacuscinetto, sempre PETG. Anzi, vorrei dire che gli scorrevoli sono fatti in PLA, mentre i portacuscinetto sono fatti in PETG. Un 20% di infill come riempimento e un 3 mm di spessore, me la sono giocata più o meno così, anche perché adesso vediamo un campioncino, però poi andremo a vedere un'anta da 50x90 con un vetro da 6 mm all'interno, quindi ecco. Poi andremo a studiare anche un sistema a calamite, perché queste porte devono restare chiuse. Questa rimane chiusa da sola, ma questa giustamente il suo peso, visto il baricentro dei cuscinetti attaccato all'interno, sarà sempre esterno. Perciò dovremo trovare un sistema per tenerla chiusa. Quindi una volta che io vado ad aprirla, se io la mantengo orizzontale, lei entra. Entra all'interno di due scorrevoli che adesso andremo a vedere nel dettaglio e sulla parte anteriore sotto ho creato questi angolari. Quindi in sostanza noi abbiamo, giustamente sempre vedendo, cioè valutando la dimensione del piatto, che non è che mi possa dare dimensioni da costruire un'opera lunga 40, 50, 60 cm, perché il piatto arriva a 25x21x22 di altezza, mi sembra la più grande, la MK4. Allora basta fare lo scorrevole in due pezzi, quindi avremo l'inizio e la fine, quindi il carrello entra e il carrello si ferma quando la porta va tutta sotto, tutta in apertura. Quando invece la porta ritorna in chiusura della colonna, allora la porta correrà così e farà questo effetto qua, e il cuscinetto arriva qua e la porta arriva in verticale. Sopra alla porta, cioè sopra allo scorrevole, ci corre questa staffa che è praticamente avvitata all'interno dell'anta, che in questo momento non posso togliere, però andremo a sbirciarla da sotto fra un attimino, dove un perno da 8 mm alloggia un cuscinetto da 22 mm di diametro per 7 di larghezza e fa sì, adesso facciamo anche una simulazione visiva un po' più reale, ne prendiamo uno, perché gli altri due sono già installati,
ed è solo ad inserimento, cioè non è che, anche perché da lì non può scappare, lui lavora in questo sistema. La porta scorre così, adesso vedete la porta è sotto perché è attaccata qua, la porta è sotto e quando va in chiusura fa questo, fa questa lavorazione qua, eccola qua. Quindi cuscinetto non mi servono viti, mozzi, bloccaggi. Lui lavora sempre all'interno della sua sede. Posso eventualmente, se vedo che un domani usandolo dovesse scappare fuori un goccino di ciano acrilico con un goccio di attivatore, e così, sulla ghiera interna, mi raccomando, doveste fare una roba del genere, occhio a incollare i cuscinetti, perché se si va a bloccare la parte sferica centrale, allora sono guai, perché poi non funzionano più. Quindi questo è il concetto, e la movimentazione dell'anta è questa qua. Questo è il lavoro che fa l'anta. E queste due, sulla parte anteriore, mi sono autocostruito, sempre stampato in 3D, queste due squadrette super rinforzate, quindi con tre rompitrate diagonali, quelle due davanti che mi reggono la porta, l'anta in orizzontale, attaccato sopra un panno di feltro, in modo tale che, sentite, la porta struscia su un panno di feltro, anche perché poi sarà smaltata di colore e quindi non potevo lasciare la plastica grezza. Avrei potuto anche, al posto di fare una squadra così, aver fatto un supporto con un cuscinetto al rovescio, quindi la porta sarebbe stata ancora più scorrevole, però il cuscinetto sul laccato e sullo smalto crea la traccia, crea la strada, e allora preferisco che magari, e dai oggi dai domani, che sulle parti laterali si lucidi leggermente lo smalto con lo strusciamento di un panno feltro, piuttosto che vedere proprio la strada di un cuscinetto. Ecco il perché ho scelto questa opzione. Quindi andiamo a vedere un attimo sulla parte posteriore. Naturalmente qui ho anche il secondo, sempre recuperato, è mica roba nuova questa. Il secondo che mi serve, adesso ne è stato montato uno, il secondo che appunto serve perché poi il telaio, ragazzi, il telaio col vetro da 6 mm deve avere due, anche perché a prescindere dalla forza che magari uno ce la potrebbe fare, però fa l'effetto farfalla, quindi dobbiamo tenerlo in linea. Quindi abbiamo già il secondo per il montaggio anta. E andiamo un attimo a fare un giro in giostra e a capire esattamente il discorso, cioè a vederlo dal vivo. Adesso è anche un po' difficile. Comunque, vedete, lì abbiamo le due squadre all'interno che fanno lavorare praticamente, se vedete, se osservate nella parte alta, vedete che l'anta lavora a filo. Adesso è difficile vederlo, forse lo si vede meglio di qua. L'anta non tocca lo scorrevole. L'anta ha l'aria giusta alle ante sotto e ha l'aria giusta per scorrere senza toccare il binario. Quindi in automatico, se facciamo questo, aspettate che lo faccio partire perché così è difficile. Se io vado a tirare l'anta, ora il cuscinetto viene, eccolo lì, è arrivato alla sua fine corsa, e quindi nella fase di rotazione, che sarà questa, vedete che l'anta ha tutta l'aria perfetta per girare senza toccare le ante inferiori. Quindi io credo di aver beccato le misure giuste. Non fate caso a ste cose, sono viti dirette buttate dentro creando con delle rondelle l'aria di montaggio. Cioè, lo vedete, no? È proprio un prototipaccio di quelli fatti in... forse ci ho messo un quarto d'ora a assemblarlo. Però, giustamente, questo è un po' il mio modus operandi. Se voi adesso andate ad osservare, mi segno praticamente tutte le cose come vanno al suo posto. Logicamente poi ci sono anche degli esempi scritti, il che significa, ok, questo so che dovrò piantarlo 2 mm più in là e non in questa posizione, allora ho fatto la correzione. Questo ho già la misura, quindi a prescindere che è piantato, però ho già la misura in verticale, ho già la misura in orizzontale. So che le due cerniere, lì c'è un altro appunto, le devo piantare a 6 mm dal bordo lo scodellino e non a 5, perché così quando io vado a chiudere la porta mi va a filo, adesso ho un millimetro sopra. Cioè,
in alcuni punti, per esempio questo, vedete il fissaggio porta cuscinetti praticamente a filo binario, un millimetro d'aria, scocca cuscinetto barra binario, cioè significa che per evitare che la porta poi sbarelli destra-sinistra, basta che i due cuscinetti, io li vada praticamente, i due porta cuscinetti li vada a tenere a 0,5, a 5 decimi da quel che è la corsia. Il cuscinetto è largo 7, la corsia è profonda 10, quindi farò un tutt'uno senza che ci sia proprio tutto sto lasco. Però già così la scorrevolezza è fantastica. Vi ho dato un'infarinatura di quest'opera. Ora, il nostro prototipo ce l'avremo in mezzo ai maroni dall'inizio alla fine, perché in fase di costruzione, ma più che altro anche di assemblaggio, vai a prenderti la misura. Cosa ho scritto? Correggiamo, cioè, capito? È fondamentale fino alla fine. Una volta che sarà in piedi l'opera terminata, questo andrà distrutto. Ora come ora, come procediamo? Allora, se voi osservate, in fondo là, proprio dietro al tubo, eccoli là, dietro al tubo dell'aspirazione, ci sono già le colonne pronte. Quindi abbiamo 2 metri per 5 per 5, abbiamo già le 4 colonne pronte. In furgone, perché ho dei pezzi di ritaglio un po' squadrati alla meno peggio, li ho ancora nel furgone. In furgone abbiamo già il fondo, il tramezzo e la parte sopra, e anche i tre fianchi della parte cieca. Non ho ancora preparato le ante inferiori, che quelle sarà l'ultimo lavoro, perché le si possono montare con le cerniere alla fine. Quello che a me interessa ora è iniziare ad assemblare quel che è la struttura vera e propria, ma nel contempo avere una precisione assoluta su quel che è i telai delle porte e quel che è come misura da questo punto, che è il tramezzo di supporto, che poi sarà il fondo di caricamento macchina all'interno, e il coperchio, perché qui dietro, di là e in mezzo ai telai bisogna ordinare i vetri. Quindi non posso, farò un 6 mm, un 3 più 3, un accoppiato, come ho fatto del resto per i vetri del portale delle stampanti. Quindi il buon Pagin Utensili, mio fornitore ufficiale, che avrete visto anche che ho caricato il post su Instagram, mi ha già fornito una fresa da 6. Vi ricordate quando ho fatto altri lavori? Quando ho fatto il lavoro del portale, del piedistallo del laser, mi mancava la fresa da 6. Ora la fresa da 6 è arrivata. Quindi dovremo fresare sia le colonne, non da cima a fondo, ma nella parte dove va il vetro, quindi fronte e retro, e due colonne dietro. Ecco, dietro c'è un particolare. Dietro c'è un particolare che è difficile da spiegare adesso. Comunque, in ogni punto dove ci va il vetro, ci va una fresata, perché il vetro deve entrarci. Quindi l'interno dei telai ante, le quattro colonne per quanto riguarda i due fianchi, quello che riguarda il dietro è da vedere, perché io vorrei avere l'apertura davanti e avere anche un'apertura dietro. Però un'apertura dietro non significa creare altre due porte come queste qua, che sarebbe anche comodo, perché probabilmente, anzi quasi sicuramente, nel tempo quello che ci va all'interno di questa colonna avrà bisogno di manutenzione che si può fare sia sul fronte che sul retro. Non è un macchinario che si dice beh lo tiro fuori, lo metto lì per terra, gli do una lavata, una spruzzata e lo rimetto dentro. Cioè, una volta posizionato, bisogna lavorarci attorno se si vuole fare un'assistenza, una pulizia, una manutenzione come si deve. Allora vorrei riuscire, e qui vorrei riuscire a fare in modo che questa lastra, la lastra posteriore di vetro, sia asportabile. Quindi non potrò sulla colonna che casca dietro, le due colonne che cascano dietro, potrò fare l'incastro laterale per il vetro fianco, lo stesso di qua. Non potrò fare l'incastro dentro la colonna per il vetro dietro, perché dal momento in cui io infilo il vetro da sopra
Se io faccio le fresate, infilo i vetri da sopra la colonna e ci monto il coperchio. Non è che mi metto a togliere il coperchio ogni qualvolta ho bisogno di sfilare il vetro per metterci mano, per fare manutenzione. Anche perché il coperchio sarà illuminato. Il coperchio avrà anche altre componenti elettroniche che hanno bisogno di gestire questa colonna operativa. Quindi il coperchio dal momento che è montato, punto e a caporiga. Quindi me la devo giocare con un qualcosa che sia togli metti, sta lastra, che stiamo parlando di 80 cm per 90, cioè mica bruscolini, quindi sì. Non posso fare un telaio come quello davanti, come questo in medio density, perché? Perché quello che ci va dentro, ragazzi, non ci starebbe più. Cioè, giochiamo il millimetro, ricordatevi sempre questa cosa che vi ho detto sin da uno o due video fa. Ci giochiamo il millimetro, non più il centimetro. Purtroppo non posso avere un'opera più... Già vengo troppo avanti, di mio, perché avrei voluto, però mica posso bucare il muro. Non è come chi comprava il tubo catodico una volta e i primi a schermo piatto invitava gli amici per far vedere che aveva la TV a schermo piatto mentre il culo della TV era in camera. Vi ricordate quella barzelletta che c'era chi faceva il buco nel muro per far vedere la TV piatta, no? Ecco, non è che posso bucare il muro per farci stare la colonna. Perciò questo è quel che passa il convento e ci dobbiamo gestire e accontentare di questo. Almeno per il momento la situazione è questa. Allora, l'infarinatura ve l'ho data in generale. Quindi possiamo chiudere qui questo video, perché poi so che quando inizierà il video veramente operativo per la preparazione dei materiali ci saranno altri contenuti lunghi, 20, 30, 40 minuti, non lo so. Però come presentazione lo avete visto in 3D, disegnato, avete visto il prototipo e quindi io mi auguro di essere stato abbastanza chiaro nella spiegazione di dove dobbiamo andare a parare. Ora che avete l'idea, alla fine della fiera cosa ne verrà fuori, io la mia idea ce l'ho. Non so se ve la siete fatta anche voi, io mi auguro di sì. E mi auguro come sempre di solleticare magari qualche vostra idea per qualche vostro progetto. Io sono qui apposta per far questo, insomma. E ragazzi, allora, io direi, intanto, come dico sempre, vi ringrazio per la vostra fiducia nell'essere restati lì davanti al telefono, al tablet, TV, quello che usate per seguirmi. E quindi mi scuso se mi dilungo sempre tanto, però io ho proprio la mania di spiegare una cosa, non la voglio rispiegare due volte una cosa, la voglio spiegare una volta sola e chi mi guarda sa che ha capito alla fine, perché se no il gioco non vale la candela. E quindi noi ci vediamo all'inizio, perché questo è stato un pre-ingresso, diciamo, alla presentazione del progetto, e ci vediamo all'inizio, quindi alla preparazione, all'inizio proprio di quel che sarà la produzione di tutti i pezzi che faranno parte di questo progetto. Quindi alla prossima avventura. Ciao amici!